L'idea di questa mostra è nata a Barcellona, al Centro di Cultura Contemporanea di Barcellona, con l'idea di mettere insieme in rapporto un artista e una città, in questo caso Pasolini e Roma. Questa idea non esiste tante dei rapporti fra artisti e città che sono veramente profondi, veramente radicali, nel senso che un artista è stato capace di reinventare, di reimmaginare una città. Per noi era evidente che Pasolini e Roma avevano questa qualità. E dopo questa prima idea, che era stata un'idea del 2009, abbiamo preso la decisione di prendere contatto con Gianni Borgna, perché abbiamo bisogno di qualcuno che conosceva bene Pasolini e anche che conosceva bene la storia di Roma. Dopo questo primo lavoro con Gianni, abbiamo contattato con altre istituzioni europee con l'idea di che questo progetto doveva diventare veramente internazionale. È in questo momento che abbiamo avuto il contatto con Palais Expo a Roma, dopo con la Cinémathèque Française a Parigi e con Martin Gropiusbau di Berlino. Allo stesso tempo Alain Bergalà è entrato come terzo curatore nell'equipo curatoriale della mostra e penso che il resume di questo lavoro fatto prima della presentazione per la prima volta è la dimostrazione che il pensiero di Pasolini non è solo un pensiero locale, ma è veramente un pensiero contemporaneo, europeo, e che tutte le istituzioni che hanno partecipato a questa idea sono veramente convinte che Pasolini può parlare veramente alle generazioni più giovani, che Pasolini è veramente qualcuno di contemporaneo.